Nella nuova cabina ridisegnata della serie possiamo apprezzare come a prima vista una delle cose che impattano maggiormente senza dubbio è il nuovo monitor 10 pollici, tra i più grandi del mercato, con 5 pulsanti fisici configurabili e diverse funzioni aggiuntive e personalizzazioni che sono state aggiunte migliorando ulteriormente la già grande capacità di personalizzazione per venire incontro a tutte le esigenze dei clienti presenti sulla serie D. In particolare tengo a farvi mostrare alcune di queste, che sono tra quelle principali. Una, sicuramente tra le più notevoli, è quella legata al nuovo bilanciamento della portata tra la chiusura del bilanciere e il sollevamento del braccio, che possono essere spostati a seconda delle preferenze del cliente in un senso o nell'altro, e allo stesso modo si può anche personalizzare la priorità data al movimento di rotazione piuttosto che alla chiusura del bilanciere. Questa è una novità introdotta con la serie E, presente quindi anche sul nuovo CX240R. Tra le altre novità maggiori introdotte con la nuova generazione abbiamo una migliore personalizzazione delle impostazioni idrauliche degli impianti ausiliari da utilizzare per le attrezzature effetto singolo come martelli o a doppio effetto come cesoie, per cui oltre alla portata e alla pressione massima si possono anche memorizzare fino a 5 attrezzature sia a singolo effetto che a doppio effetto, così come assegnare un nome a ciascuna di queste attrezzature, e nel caso specifico delle attrezzature a doppio effetto si può ulteriormente personalizzare l'impostazione decidendo quanto regolare la portata extra massima che si vuole assegnare all'attrezzo in caso di movimenti combinati. Questo può migliorare le prestazioni, ma l'impostazione può anche essere limitata per migliorare la sicurezza ed evitare danneggiamenti all'attrezzatura idraulica. Una delle altre grandi novità di cui vale la pena parlare sulla serie E è data dalle nuove modalità di lavoro che sono state concepite con una logica diversa rispetto alla generazione precedente. Abbiamo adesso 4 modalità diverse. Innanzitutto la modalità Eco, che permette di ottenere i maggiori risparmi di carburante con una selezione indipendente dell'acceleratore, che può essere portato da 1 fino a 10. Per cui si può passare semplicemente premendo un pulsante alla modalità Power per migliorare ulteriormente le prestazioni, per quanto a fronte di un leggero peggioramento dei consumi di carburante, e quando è richiesto si può ulteriormente andare in modalità Super Power per avere tutta la potenza possibile disponibile dalla macchina. Una modalità specifica di sollevamento, lifting, anche questa personalizzabile da 1 a 6 in termini di regime motore, è disponibile per movimentare carichi sospesi con la migliore sicurezza e affidabilità possibili. A livello di comfort e di ergonomia dell'operatore non si può non menzionare una delle principali novità della serie E, e si tratta della nuova console di comando, che è sospesa e solidale con il sedile, per cui questo può essere regolato anche in altezza, nonché in altre diverse impostazioni come 4 diversi livelli di inclinazione delle console, per venire incontro alle esigenze e alla corporatura di qualunque operatore ed essere sempre messo nella posizione migliore possibile per poter lavorare in maniera confortevole e produttiva.